miglioramento, anche in questo provvedimento certamente ci sono dei limiti e questo proprio dato dal fatto che l'Italia sembra non avere ancora bene deciso su quale campo giocare, se diventare solo un player della trasformazione o se diventare un produttore a tutti gli effetti per il proprio fabbisogno. Di certo noi abbiamo il know-how, la conoscenza e l'esperienza per poter divulgare pratiche corrette, buone pratiche in tutto il Mediterraneo e dovremmo essere capofila anche in questo caso. Di questa battaglia, di questa avventura. La ringrazio, onorevole Zaccagnini. Onorevole Bianconi. Grazie Presidente. Se si parla di olio, mi sarebbe piaciuto parlare della civiltà dell'olio, della cultura dell'olio, di quanto sia importante per certe civiltà la qualità dell'olio. In Toscana si chiudono gli studi professionali, si chiude tutto quando c'è andava a cantare le olive, perché è un rito. Ma detto questo, ho chiesto di prendere la parola perché mi pare di essere in un film di fantascienza, perché noi apprendiamo che possiamo adulterare o facilitare l'adulterazione dell'olio italiano rendendo piacevole l'importazione tunisina per favorire la battaglia contro l'ISIS. Io questo francamente era un passaggio di politica estera e di difesa che mi era completamente sfuggito e lo volevo sottolineare. Noi semplifichiamo l'importazione dell'olio affinché i produttori e i miscelatori che ci sono in Italia rendano più cattivo il nostro olio di qualità, che deve essere un vanto della nostra civiltà. Perché dobbiamo essere consenzienti con la Tunisia? Perché così facendo l'ISIS si potrebbe anche debellare. Io questo ho sentito, questo è il Parlamento italiano e non siamo a scherzi a parte. Onorevole Vico. Grazie Presidente. Cari colleghi, a questo articolo 1 noi abbiamo un solo problema. Tutti gli altri sono come sempre di corollario. E il solo problema che abbiamo consiste in questo: fino ad ora avevamo la legge salva olio che in un qualche modo ci certificava quel vincolo dei 18 mesi, dopodiché l'Unione Europea ha annunciato il processo di infrazione. Quindi la questione è tutta qui, non c'è altro di complicato. L'articolo 1. All'articolo 7,1, così come è sostituito dal presupposto infrattivo, su cui penso siamo obbligati in un qualche modo ad attenerci, ha una ambiguità di fondo rispetto ad una legge nazionale che avevamo licenziato qualche tempo fa. Quindi penso che la questione sia questa e che rispetto a